Ciao a tutti ragazzi, sono Motardando e oggi vi insegnerò come diventare un buon portiere attraverso questo tutorial. Mi raccomando, se avete domande o dei dubbi, scriveteli sotto nei commenti così io cercherò di risolverli il più possibile. Iniziamo subito col far vedere come non fare il portiere. Queste clip sono dedicate al farvi vedere come non dovete fare i portieri. In questa clip, come vedete, ho sbagliato la posizione e quindi abbiamo subito un gol stupidissimo. Potevo anche evitarlo. In questo video invece ho cercato di volare ma con scarsi risultati, quindi il consiglio è di non cercare di prendere la palla se non siete sicuri di toccarla. Ed ecco adesso qualche consiglio. I consigli più importanti sono usare spesso la telecamera della palla usando triangolo, tornare sempre in porta dopo un'azione perché è fondamentale per coprire la porta, anticipare gli avversari quando la palla è alta, quindi usando il doppio salto, giocate sempre i 2 contro 2 per evitare il caos del 3 contro 3 o del 4 contro 4 e ovviamente come al solito dovete sempre provare, provare e riprovare. Con tanta esperienza e tanta pazienza riuscirete poi a diventare buoni portieri. E ora godetevi qualche esempio pratico delle parate più o meno facili, più o meno difficili che vi propongo in questo video. E se avete dei dubbi e delle domande, mi raccomando, scrivetele nei commenti perché così cercherò di risolvere il più possibile. Se volete fare una partita insieme a me per capire più o meno come giocare da portiere, lasciate il vostro DPSN, visto che io gioco da PS4, sotto nei commenti e io provvederò ad aggiungervi e al primo momento possibile giocherò con voi. E allora grazie ragazzi per aver visto il video, se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi e commentate in tanti per farmi sapere cosa ne pensate. Al prossimo video ragazzi, ciao da Motardando, ciao!